proporvi un panorama, diciamo così, di quelli che sono stati i movimenti artistici del Novecento e che hanno condizionato un po' tutti gli sviluppi che sono comunque relativi e non hanno ancora prodotto un corso in cui noi possiamo trovare dei grandi maestri o dei nuovi maestri che i posteri, cioè coloro che verranno domani, potranno riaffermare nei loro studi come nuovi grandi maestri del nostro tempo. D'altronde, l'abbiamo già detto altre volte, che l'arte è lo specchio del tempo. Noi dobbiamo vedere che cos'è il nostro tempo e poi pensare e rapportarlo a quello che è praticamente la realtà nostra che viviamo, cosa produciamo, cosa pensiamo, quali sono i nostri interessi. Ecco. Quindi personalmente sono pessimista in questo senso. Abbiamo bisogno di qualche cosa che rinnovi la nostra ragione di essere, non solo dal punto di vista dell'arte, ma dal punto di vista di tutta la cultura, di tutto ciò che è elevazione dello spirito, della maniera di vedere, di pensare, di proiettarsi a un futuro nuovo. Certo, gli eventi tecnici, gli eventi che accadono sono molto promettenti, però non lo sono altrettanto gli aspetti culturali, perché tutto quello che viene proposto appunto come evento straordinario dopo viene immediatamente finalizzato all'economia. Okay. E questo rovina un po' il corso, il cammino dell'arte che potrebbe avvicinarsi e interpretare questi nuovi accadimenti e quindi da questi ispirarsi. Come per esempio, tanto per entrare in tema, quando è accaduto con la macchina fotografica. Noi avevamo già visto, l'abbiamo già detto, è una premessa quella che faccio, la macchina fotografica in qualche maniera è stato un accadimento straordinario, un fatto tecnico, un avanzamento per la società, per il mondo, che praticamente ha dimostrato un certo progresso meccanico, se volete, ma comunque sempre di carattere scientifico. Beh, la fotografia a quel punto lì crea un certo, come si dice, un certo un spiazzamento nei confronti degli artisti, almeno nei confronti di molti artisti. Molti lavoravano propriamente sul fatto che loro creavano un'immagine dalla realtà. Più delle volte era fedele o meno fedele, ma comunque era sempre l'elemento che trasportava il reale sul bidimensionale. Però abbiamo visto anche che cosa ha prodotto la fotografia avvicinata all'arte, al principio della creatività di questi uomini che hanno voluto e che in qualche maniera hanno coltivato lo spirito artistico. Questo da un lato. Dall'altro abbiamo visto che alcuni artisti entrano in crisi e realizzano sulle suggerenze scientifiche quello che è. Ma noi cosa facciamo? Facciamo della pittura. Che cos'è la pittura? Ecco, si domandano cos'è la pittura e nasce così l'interesse per il colore. Già
interessarsi al colore significa dimenticarsi di tante altre cose. Cioè il colore non è più solamente un elemento che serve per imitare o rappresentare la realtà, ma è un elemento che vive per se stesso. Cioè il soggetto è il colore. Prima noi, che devo dipingere, diciamo, devo dipingere qualche cosa, devo dipingere un ritratto, allora incomincio a preparare tutti i colori, ma il colore diventa uno strumento. Allora dipingo il ritratto con i colori che io cerco di comporre, mentre invece in un determinato momento gli impressionisti, come anche i divisionisti, come anche i puntualisti, assumono il discorso del colore come un carattere di ricerca scientifica. E allora vedete, questo nasce grazie a quello che è l'avvento della fotografia, okay? Che mette in crisi la funzione degli artisti, ma nello stesso tempo li obbliga a muoversi da quello spazio tradizionale che già noi abbiamo discusso tante volte, e gli fa fare un passo avanti, anzi molto più che un passo, li porta su un carattere scientifico, analitico, dove si parla del colore non più come mezzo di espressione, se non come protagonista della pittura. Che cos'è la pittura? È colore. Si sposta l'asse di ricerca, e allora noi, spostando l'asse di ricerca, dobbiamo essere pronti a capire quello che loro riescono a raccogliere, a creare dietro questa loro ricerca. L'artista, come lo scienziato, l'uno è lo scienziato comune che noi, a cui ci riferiamo comunemente, è sempre lo scienziato della ricerca microscopica, di tutte quelle che sono le invenzioni a beneficio, se vogliamo, dell'uomo. Ma l'artista in questo caso è uno scienziato dello spirito, perché quello che fa è cercare elementi nuovi, combinarli per poter dare un'espressione particolare, un'espressione di interesse a noi, ma per elevare la spiritualità, per coltivare quella parte interna che è nostra. Quindi, questo per dire, l'impressionismo e tutto quello che consegue. Loro si affidavano allo studio del colore, allo studio della luce, la luce come funziona in relazione alle cose, e quindi era un processo di studio e ha dato vita a questo movimento che erano gli impressionisti. Ma già nel Novecento noi ci incontriamo un processo dove già, sempre con carattere impressionista, se vogliamo, abbiamo visto anche lo stesso Cézanne. Lo stesso Cézanne veniva quasi scambiato per un impressionista, ma un impressionista non era. E troviamo un grosso movimento che è propriamente l'espressionismo. All'inizio del Novecento, esattamente nel 1905, l'atteggiamento appunto impressionista si ribalta. Non è più la realtà che viene letta dall'artista, cioè non siamo più noi a leggere il reale, no? Ma è sensibilizzata dall'artista che legge la realtà. Ecco che allora io non guardo più alla realtà per riproporla a voi tutti, ma guardo alla realtà per sensibilizzarla. Che significa? Significa che ne do un'interpretazione che viene da dentro, dalla mia maniera di essere, dal mio spirito, dal mio pensiero, che sensibilizza una forma, una realtà che ho davanti. E lo fa in un modo particolare, individuale e assolutamente diverso. Come modo anche di dipingere, usa un linguaggio che viene appunto definito espressionismo. Viene fatto con un gesto abbastanza rapido, veloce, non è più
l'atteggiamento, diciamo così, che abbiamo conosciuto, rinascimentale, per esempio, dove era tutto un processo di anche di servizio, di un tavolo dove si preparava tutto quello che ci serviva. No, no, l'impressionismo è qualcosa che in certo qual modo quasi improvvisa. Le pennellate sono veloci, grasse, larghe, forti, violenti. Una tecnica molto materica che si basa appunto sulla violenza della pennellata. Il gruppo più significativo è quello del movimento dette Brücke, che nasce a Dresda e si esaurisce a Berlino poco prima della prima guerra mondiale, e che ha come rappresentante appunto Kirchner. Vedete? Ora, voi dite, Francesco, ma dov'è la bellezza di questo quadro? E avete ragione. Potete fare la domanda tante volte, non una volta sola. Ma la bellezza di questo quadro non va ricercata nella forma, in ciò che rappresenta. La bellezza del quadro va cercata nell'atteggiamento dell'artista, a capire il suo tempo attraverso la sua sensibilità. Abbiamo parlato di una pennellata violenta, abbiamo parlato di colore. Il colore non è più schiavo della forma o della realtà usato e imitato per rendere un'idea della realtà che ho davanti, perché adesso c'è la fotografia, basta fare una fotografia e io ho la realtà. E allora cosa succede? L'artista sta cercando non più fuori, ma dentro di lui, no? Interpreta il reale. Ma non è solo lui, perché io sono Francesco, tu sei Giovanni, Andrea, eccetera. Anche se siamo diversi fra di noi, stiamo vivendo il nostro tempo e in qualche maniera abbiamo molte cose in comune. E queste cose in comune alla fine ci fanno interpretare la vita del nostro tempo, no? In una maniera uguale. Quindi, anche se Kirchner dipinge questi mostri, queste figure che non sono forme del bello come poteva essere la ricerca di Raffaello, il bello va cercato proprio come condizione dell'artista all'interno del suo tempo, ma con la sua sensibilità. Il colore è colore, sono macchie di colore che sono anche contrastanti fra di noi, di loro, cioè non cercano l'armonia. Ma sapete, a quel tempo lì, prima della guerra, non c'era molta armonia nella società. C'erano molti conflitti. Ecco dove la bellezza. L'artista è lo specchio del tempo. L'arte, lo specchio del tempo. Quindi se ci sono dei problemi, non posso esprimere una felicità. Quello diventa un rifugio illusorio dell'artista che si chiude nella sua torre d'avorio e vede il cielo e basta, non guarda quello che accade in terra. Allora, l'artista smette di essere un poeta della bellezza in quanto tale come concetto estetico e assume un carattere che più da periodista del proprio tempo. Racconta il proprio tempo attraverso una poetica che è la poetica dell'anima, dello spirito. E non è più una questione di bello come tale, come concetto estetico, ma è un bello interiore che cerca di esprimere quello che il mondo gli dà. È un'urgenza interiore che gli artisti nella visione del mondo, che diventa una visione però drammatica, tragica, non piacevole.
Quindi l'espressionismo è una proiezione dell'interno verso l'esterno. Non è più che dall'esterno io cercavo di capire la realtà come faceva Leonardo, che per conoscere lo spazio che lo circondava, lui dipingeva tutto per conoscerlo, per capirlo. Ancora adesso lo facciamo anche. Però in questo caso invece è dall'interno sia all'esterno. Cioè l'artista indaga in questo mondo, che è la psiche. Qua indaga dentro se stessa per capire se stesso, per conoscere se stesso, perché magari conosce lo spazio reale ma non conosce se stesso. Naturalmente tutti questi cambi sociali, l'avvento della meccanica, l'automobile, ne abbiamo parlato l'anno scorso, tutto quello, il telefono, immaginatevi voi che cos'era quest'epoca nel Novecento, la fotografia, il cinema, ma chi l'aveva mai visto? Quando passavano 100 asini, 100 cavalli e poi passava una di queste macchinette, tipo la... ve le ricordate queste macchinette del tempo, no? Quindi è qualcosa di spiazzante, e tutto questo provoca comunque negli artisti un certo tipo di interesse. Un aereo che passa, la macchina che anche se non corre velocissima come quelle di oggi, ma si muove veloce. Ecco che allora nasce un concetto del movimento nello spazio. Il mondo si restringe, come quando mettiamo una camicia che non è buona di qualità nell'acqua, poi la tiriamo fuori, la mettiamo ad asciugare, ecco, questa si restringe, non entriamo più dentro perché lo spazio si è ridotto. E perché si restringe? Perché se io devo venire a New York e impiego 7 ore, oggi, o ieri, prima avrei dovuto venire forse a nuoto, o con una barca, avrei messo degli anni. Quindi il mondo diventa più piccolo, no? Diventando più piccolo lo spazio è ridotto, ma non è un fatto concettuale, è reale. Quindi di conseguenza, riducendosi lo spazio, nasce un'idea di movimento. Il movimento praticamente viene a creare una situazione di comunicazione maggiore, e nasce infatti il movimento futurista. Quando si parla di questi movimenti, naturalmente si parla di tendenze artistiche, dove una quantità di persone fanno tutti più o meno la stessa cosa. In realtà non è così. Per esempio, i futuristi fanno sì un gruppo con certe affinità. Questo è un gruppo. Al centro abbiamo l'ideologo Marinetti, che non è un artista, è un politico letterato, eccetera. Poi di là abbiamo Boccioni, poi abbiamo Balla, poi abbiamo... no, Balla è questo, Carrà, e l'altro non ricordo chi è. Erano 4. Quindi fanno questi gruppi, ma ognuno di loro fa qualche cosa di... Severini, l'altro. Ognuno di loro fa qualche cosa di diverso, ok? Quindi per somiglianza di orientamento. Però ci sono personalità individuali che emergono più di tanti altri nei gruppi. Per esempio, in questo gruppo una personalità che emerge moltissimo è Boccioni, addirittura con un quadro della città che sale. La città che sale è considerata il manifesto pittorico del futurismo, è una rappresentazione singolare di una città moderna, che è Milano, poi, in movimento, e se il movimento deve essere rappresentato, allora la pittura deve adeguarsi a questa regola. Cosa rappresenta questo dipinto? Cosa vediamo noi? Sicuramente ci dà un'idea di vibrazioni, di movimento, no?
è un'idea, ma non c'è una regola dove la costruzione della composizione si basava sulle geometrie come in passato. Qui c'è un cavallo, ci sono dei cavalli che stanno trainando un carro, no? Però il cavallo si imbizzarrisce, si inaltera, salta sui due piedi, allora saltando fa cadere il carro. Vedete che c'è quella figura, sbalza quest'altra figura qua, ci sono l'altro cavallo bianco lì e quest'altra figura di uomo che cerca di fermarlo. Cioè è un'idea di movimento, un'idea di qualche cosa, però in fondo vedete che ci sono degli edifici che crescono. Quindi è un'idea cromatica, eseguita quasi in maniera impressionista, molto bella, molto forte, però è qualcosa che indica propriamente l'idea. I nostri occhi non stanno fermi in un punto specifico, no? Non guardano una cosa solo, poi ne guardano un'altra. Si muovono su tutta la superficie, ci obbligano a muoverci, e questa è l'idea di movimento. Capisce? Entonces, questo è il discorso. Allora, se noi notiamo bene, per esempio, per il dipinto con uno stile quasi, abbiamo detto, impressionista, un termine che uso naturalmente per farmi capire che il cavallo si sta smontando, cioè sembra quasi che si sta sciogliendo quel cavallo, come se si dileguasse, no? Per unirsi con tutte le altre forme del quadro. Per esempio la figura 10, un'altra figura, è molto interessante, vedete anche questo è balla, è un futurista anche lui, vedete com'è diverso? Ma c'è sempre l'idea di movimento. In particolare questa lampada è una lampada d'arco, notiamo che è tutto un altro tipo di studio che indaga sulle variazioni della luce. Teoricamente parlando, può sembrare più vicino agli impressionisti che ai futuristi, anche questa. Ma che cosa vediamo realmente noi? Vediamo delle schegge che dal centro della lampada di color bianco vanno verso l'interno, cambiando attraverso un movimento cromatico fino al buio totale. Ecco, questo è qualche cosa che abbiamo detto prima, cioè e tutti i colori, tutte le luci colorate, no? Nella sintesi additiva, cioè nella sintesi addizionale, quando si incontrano fra di loro, si sommano uno sull'altro, quello che noi vediamo è il bianco. Questo è quello che ci ha insegnato Newton. Se io prendo un prisma, prendo un raggio di luce, lo intercetto, il raggio della luce, qui sopra vedrò tutti i colori dell'arcobaleno. È corretto? Ok? Se poi io intercetto tutti i raggi colorati che si proiettano qui, che intercettando con il prisma la luce, prendo un altro prisma e intercetto un'altra volta i raggi, traduco un'altra volta tutti questi colori in una luce bianca, quindi vedrete qui solo il bianco. Non è che Balla voleva fare questo, Balla voleva solamente attraverso queste frecce creare un'idea di movimento luminoso, però se andiamo a vedere è la sintesi sottrattiva che va verso il nero ed è anche la sintesi additiva che va verso il bianco, no? Che è uno studio della luce, praticamente una rappresentazione di Newton interpretata in maniera cromatica, quindi l'uso del colore libero, come vi dicevo prima, il concetto di movimento, se voi vedete queste cose, proprio la luce che si muove dal punto bianco fino all'oscurità, che sono i colori, gli azzurri, eccetera. Ecco, questo è Balla, è un altro futurista, vedete com'è diverso da Boccioni.
Cosa producono queste variazioni? Prendiamo ancora un esempio, ok? Boccioni, forme uniche nello spazio. Questa non è una pittura, ma è una scultura. È difficilissimo rappresentare una persona. Noi lo vediamo, l'abbiamo visto, quando delle volte l'abbiamo potuto verificare con la macchina fotografica. Se noi non abbiamo una macchina fotografica e abbiamo una macchina fotografica e vogliamo fotografare una persona che corre, o un'automobile che corre, e non gli diamo un tempo veloce, ma gli diamo un'esposizione molto lunga, noi vediamo che la prima parte è ben infocata, ok? Però la parte finale è come se ci fossero tanti pezzetti della macchina che resta in piedi. Ecco, qui accade la stessa cosa, però è tradotta in termini di materia. È come se io camminando nello spazio, in questo movimento, noi non lo percepiamo con la nostra visione, con la nostra lunghezza d'onda, però fisicamente lui rappresenta un uomo che si muove nello spazio e muovendosi nello spazio temporalizza lo spazio. Quelle code che voi vedete sono i pezzi della persona, diciamo così, delle parti della persona, come quando uno ha un mantello che corre, ok? Se corre, cosa fa? Lascia dietro di sé la coda del mantello, ecco. In qualche maniera accade la stessa cosa. Vediamo che una persona che appunto che cammina per la strada o che corre, questa viene fissata da un movimento che si svolge in un tempo e in uno spazio specifico, quindi scontrandosi con l'aria, con l'atmosfera. È come se la figura perdesse parte della sua fisicità per diventare un movimento plastico che dà il senso del trascorrere del tempo, praticamente la temporalizzazione dello spazio. Come se lo spazio si materializzasse, nel senso lo spazio aereo, no? Si materializzasse, è un effetto solamente, però realizzato in scultura è molto difficile, molto complesso, però è interessante. Quindi vedete, abbiamo parlato degli impressionismi, abbiamo parlato dell'espressionismo, stiamo parlando del futurismo. E noi sappiamo anche che ancora prima di tutto questo qualcheduno come Cézanne, che aveva lavorato tutta la sua vita studiando e lavorando, cercando all'interno di se stesso sempre, ma anche all'interno della realtà. Cioè all'artista non gli interessa più rappresentare la parte esteriore del mondo, ma vuole scavare, togliere, scoprire e vedere cosa c'è dentro queste cose, cosa c'è dentro l'uomo, ecco, cosa c'è dentro una montagna, cosa c'è dentro un oggetto. Ecco, quindi l'idea di entrare e trovare dentro poi quello che noi riveliamo come scheletro strutturale della composizione. E questo ci porta a parlare del cubismo, quindi. Perché i cubisti geometrizzano tutto? Geometrizzano la realtà? Non è che hanno gli occhi quadrati e vedono tutto inquadrato. Cosa volevano rappresentare questi artisti? Siamo nel 1907-1908. Il senso del termine, nel gergo comune cubista, indica una geometrizzazione. E in realtà non è così. Il termine cubista è più un atteggiamento mentale che non una scelta ideologica. Gli artisti sono due solo, Picasso e Braque. Cioè loro realmente, quando hanno visto Cézanne, hanno conosciuto l'opera di Cézanne e hanno visto l'arte africana, loro sì, hanno capito che la pittura non doveva più rappresentare la realtà così com'era, ma doveva in qualche maniera proporla in una condizione superiore a quello che era la stessa meccanica della visione, cioè tipo la cinematografia, la fotografia. E allora all'inizio, pur non sapendo quello che stavano facendo, loro lavoravano su questa
condizione che veniva appunto da Cézanne e dalla visione dell'essenza primitiva dell'arte africana. Prendiamo per esempio le Mademoiselle d'Avignon, che è un po' il manifesto del movimento cubista. Dicevamo che è un atteggiamento mentale. Che cosa fa Picasso? Picasso la prima cosa che fa è ignorare la realtà immediata, così come si dà. Ecco, in questo noi siamo la realtà immediata e ci offriamo così come siamo, perché è immediato. Non c'è un atteggiamento verso di noi, no? È così come siamo. Quindi lui la ignora questa immagine. Cioè la pittura, dice, non serve per rappresentare la realtà così com'è. E neanche la voglio interpretare come la interpretava l'espressionista, cioè da un punto di vista sentimentale, emotivo, ok? Dove c'è tutto lo spirito, l'anima. No, neanche quello. Bensì la voglio rappresentare al contrario, cioè l'artista scava, toglie tutto ciò che riveste la realtà e fa risaltare la struttura interna delle cose. Toglie tutto ciò che è in superficie per raggiungere l'essenza di una data realtà. Quindi nessuna descrizione della realtà. Noi vediamo cilindri, sfere, volume, anche perché attraverso i mezzi meccanici, appunto la fotografia, ci offrivano immagini, guardate questa, è quello che vi dicevo prima, è una macchina fotografica con un'esposizione di tempo molto lungo e quindi riesce a catturare tutto il movimento della ballerina, sembra quasi il nudo che scende le scale di Duchamp, dove c'è il robot o la figura che scende le scale. Ecco, vedete, questo è un movimento che viene catturato da una camera fotografica. Quindi che cosa vediamo? Vediamo volumi, cilindri, forme che somigliano a queste cose. Anche perché per via di questi mezzi meccanici che ci offrono questa idea di movimento, dandoci un'idea più vera del vero. Ecco che allora la pittura cubista supera in questo senso la macchina, cioè la macchina fotografica, l'immagine. Che succede? Questa ballerina sta dando la volta su di sé, magari sta facendo così, ma per fare così, per vedere la parte posteriore, c'è necessario un tempo, una frazione di secondo. Loro fanno questo ragionamento, lo fa Picasso in particolare, ma se io lo voglio far vedere tutto subito, allo stesso istante, ecco che allora inizia il concetto della quinta dimensione. Lui apre la figura, la prende dalla realtà come riferimento culturale, però la prende la figura e la apre, per cui noi non la riconosciamo più immediatamente come tale se facciamo riferimento al reale. Cioè, ma no, ma guarda, il naso è qui e poi l'occhio è qua e la bocca è qua. Certo, ma se tu la apri o la apri da quest'altra parte, allora troverai le orecchie troppo distanti l'uno dall'altro, dice non è normale, non mi piace, non è proporzionale, perché noi guardiamo sempre da un certo punto di vista come siamo abituati. Lui ci sta aprendo tutto e ce lo mostra tutto allo stesso istante, quindi supera anche la camera fotografica e anche la cinepresa, perché c'è un tempo perché tu veda tutto di me, io devo girare intorno a te o tu intorno a me. L'opera di Picasso invece ti mostra subito tutto. Quindi tutti i lati, senza girare gli intorno, ci dà un'istantanea di tutto, disponendolo sulla superficie della tela. Abbiamo così una sintesi mentale, e una sintesi mentale, non realistica delle immagini, una visione globale della figura nello spazio, un linguaggio che trova una visione nuova della realtà, assumendo il senso
fondamentale della pittura moderna. Vedete? È tutto disordinato, certo, dipende da dove l'apro la testa o il corpo. Vedete l'arte africana? Lui ha fatto riferimento all'arte africana, alla sintesi, perché una questione di sintesi non è più una rappresentazione dell'arte come concetto di riproposta. Inizia così appunto questo interesse diverso della pittura, inizia un uso nuovo appunto del colore. Ma tutte queste ricerche, queste forme di ricerca, di investigazione, e portano questi grandi artisti, perché sono dei grandi, ad affiancare tutte le innovazioni del mondo contemporaneo che hanno dato poi a noi tutto quello che abbiamo e che già lo abbiamo superato, consumato e aspettiamo dell'altro. Però in questo caso gli artisti affiancano queste innovazioni e quindi anche la mente, l'idea, l'intelletto lavora in questa direzione. Nasce ad esempio l'astratismo su principi che sono teorici. Se facciamo ragionamento dal punto di vista dell'esperienza e anche della storia dell'arte, non illustra un mondo reale, niente di tutto questo. Vediamo questi graffiti primitivi, ad esempio. E andiamo un momento a Creta o a Micene, dove molte pareti sono decorate con forme geometriche. Ecco, questa più che non è un'espressione dell'arte, ma è solo decorazione. C'è questa tendenza e c'è ancora, penso, un po' meno. Cerchiamo nella nostra vita sempre di riempire tutto, perché abbiamo paura del vuoto. Se noi anche nelle nostre case abbiamo bisogno di riempire tutto, di riempire lo spazio, perché c'è un preconcetto che viene da molto lontano culturalmente parlando, che lo spazio vuoto è negativo. E allora noi abbiamo paura e cerchiamo sempre di riempirlo, collocare questo lo metto qua, questo lo metto là. Realmente non è che voglio mettere tutte queste cose, voglio riempire lo spazio perché ho bisogno di riempirlo per sentirmi bene io. E quindi in questo caso a Micene, anche in questi grandi palazzi dell'antica Grecia, dove molte pareti sono decorate con forme geometriche, spirali, quadrati, triangoli, anche parlando di questi sarebbe forzato definirli astratti, perché non sono astratti, sono figure, forme, pur se legati a un fattore decorativo che hanno la funzione di riempire appunto il vuoto. Il termine astrazione è legato notevolmente al Novecento ed è un po' come una grande famiglia dove ci possono stare artisti di diversa natura. Prendiamo ad esempio Kandinsky, la figura 22. In relazione a tante cose direi, sempre la parola astratto è qualcosa che non si vede, non si tocca, eccetera, chiaro. Però qui noi lo facciamo in relazione alla figura, a quello che noi, alla forma, ecco, chiaro, non è una astrattismo assoluto, ma è un astratto perché non c'è una referenza immediata con la realtà. Prendiamo Mondrian oppure Klee, questi artisti, fino ad arrivare al vostro Pollock, vedete? Non è che non c'è niente, c'è, però non c'è la forma alla quale noi possiamo fare un riferimento immediato. Per esempio Kandinsky, che è uno dei primi che affronta il problema, inizia come espressionista, poi fonda un movimento che si chiama Le Bleu Retier con altri artisti nella città di Monaco in Germania.
una pittura fatta da pennellate larghe e schematiche lo portano a formulare un pensiero, e cioè: se io tolgo la forma del colore, cioè lascio il colore libero, che cosa ottengo? Ottengo un effetto immediato di creatività. Io prendo il pennello, lo indingo in un secchio, no? E comincio a estenderlo sulla tela, a macchie, a linee orizzontali, verticali. Di fronte a una tela, a una composizione, che cosa percepisce il nostro occhio? Un disordine creativo che non rispetta più lo spazio o il senso dello spazio. Noi diciamo che non lo rispetta più perché, senza volerlo, noi come struttura fisica, quando nasciamo, nasciamo con un'esigenza di equilibrio. La pittura del passato è più vicina a noi, è più facile sentirla, perché ci proponeva qualche cosa che noi abbiamo già quando nasciamo, ed è propriamente il senso di equilibrio, il senso geometrizzante dell'ordine. Poi a volte l'ordine di uno può variare dall'ordine dell'altro, ma c'è questo fatto, nasciamo con questo tipo di problema. Quindi c'è una certa comunicazione naturale quasi, no? In questo caso si perde questo senso dello spazio, il senso dell'ordine. È un esercizio di libera espressività. Come abbiamo detto, l'astrazione può avere diversi indirizzi. Prendiamo Mondrian, oppure lo stesso Kandinsky. Guardate, non è che è un astratto, che non c'è niente. È interessantissimo. Vedete questi spazi che sono articolati là sopra? Dal più grande al più piccolo sono rappresentativi della proporzione perfetta della natura, cioè sono in sezione aurea. Tutto il mondo è costruito secondo questo principio. Anche noi stessi siamo fatti così. La parte più piccola di noi è direttamente proporzionale a tutto il nostro corpo. Mi capite? E quello che lui fa è riprendere propriamente questo concetto e poi usa anche il colore come elemento espressivo per dare una partecipazione anche al colore. Ma vedete com'è astratto, cioè non rappresenta niente, è il colore che esalta la pittura, basta. In un rapporto cromatico, sì, pieno, vuoto, viene avanti, l'azzurro va indietro, il giallo che fa molto, viene molto, molto vivo come colore, viene molto più avanti, ok? Il rosso sta sul fondo, c'è un rapporto, diciamo, di profondità di primo, secondo e terzo piano. È quasi un classico, se vogliamo interpretarlo. Ma vedete come la pittura ha assunto un altro indirizzo, non è più la rappresentazione della realtà, anche se ripete la stessa struttura delle opere del passato. Ok, e allora un altro esempio, per esempio, che abbiamo detto che era Pollock con il suo dripping. O Rothko, l'operazione è identica e contraria tanto quanto Pollock fa stratificazione di colori astratti e dinamici. Questo è uguale a quella di Pollock, cioè voglio dire, non rappresenta, non c'è una forma che posso riferire al reale. Il caso emblematico lo troviamo in Malevich. Ecco, forse questo suprematista
meglio astrattista, però è un suprematista, un artista sovietico che espone una serie di quadri bianchi e quadri neri. Vedete? E io l'ho scoperto e ho cominciato a capirlo di più quando ho fatto riferimento a un momento della mia vita. Adesso ve lo spiego. Quindi noi cosa vediamo? Bianchi su neri, croci, triangoli, è un'esposizione. In particolare ne colloca uno su un angolo in alto, un quadrato nero su un fondo bianco, quello lì. Cosa ci comunicano tutte queste forme geometriche se non una serie di valenze, di valori intesi come condizioni di articolazione degli spazi? Prima di tutto che l'arte tradizionale è finita, siamo già nel 1910, è dichiarata finita, ma ci sono molti artisti che continuano. E questo è un grido di libertà. Perché? Se l'arte è finita, l'arte può ricominciare in un altro modo. Il nero sul bianco, perché il nero sul bianco? O perché il nero? Perché il nero è il punto di sintesi della realtà naturale, così come lo è il bianco puro per la luce, lo abbiamo detto prima. Solo che in questo caso Malevich lo riunisce in un blocco unico facendone un quadrato, mentre Balla o altri artisti lo hanno espresso in maniera diversa. L'atteggiamento astratto è per comunicare, secondo Valori, l'arte ha la funzione di elevare lo spirito dell'essere umano. Quando ero piccolino io, mia madre, che era molto religiosa, costruiva sempre con una tavola grande, così, un triangolo che coincideva giusto con il muro. E sopra questa tavola, questa repisa, come si può dire, una repisa triangolare, costruiva un piccolo altare, ok? Dove metteva l'immagine della Madonna, eccetera, eccetera, eccetera. E quando leggo che Malevich usa questo triangolo come elemento proprio per la spiritualità, capisco che mia madre lo faceva per una tradizione culturale che veniva da molto lontano, no? Però questo era un concetto di spiritualità dove due linee convergono, lì c'è un punto d'incontro e l'incontro non è uno scontro, è un incontro, è come incontrarsi con un amico che non vedi da molto tempo, lo abbracci, lo saluti e quindi è positivo, non è negativo. Quindi ogni angolo in sé è un elemento positivo della struttura geometrica, non è uno scontro. È un angolo di riposo dove si eleva la spiritualità. E sono operazioni concettuali, però dico, è possibile che nella cultura popolare esisteva anche questo principio. Chiaramente l'impatto del futurismo, per tornare ai maestri del futurismo e del cubismo ad esempio, sullo sviluppo delle arti ebbero una notevole influenza. Per esempio, se noi andiamo a vedere in Russia, nasce appunto il cubo futurismo. Vedete il nudo che scende le scale, l'avevamo visto l'altro giorno, di Duchamp. No? È molto simile a quello che abbiamo visto nella foto, vedete? Quello è un movimento che gira in un'altra parte, questo invece è espresso pittoricamente. Il suprematismo, il costruttivismo,
Questo collegamento ci dimostra come l'arte sia una via di comunicazione che modifica fino il nostro atteggiamento nel confronto della realtà. Lo abbiamo già detto prima. Il cubismo è un atteggiamento mentale che porta questi due personaggi, che poi sono solo due, Picasso e Braque, a una nuova visione. Questo è il manifesto del futurismo. Quando nasceva un movimento culturale, sempre bisognava creare le ragioni perché nasceva questo tipo di movimento. È chiaro che poi, nel caso dei cubisti e del cubo futurismo, che poi arriviamo a un'estensione, nella maggior parte dei casi, che è propriamente intellettualistica, che si stacca dall'impegno della realtà, cioè non si fa più riferimento alla realtà come tale, ma diventa un'elaborazione mentale dell'intelletto. Mentre il futurismo, che nasce dal manifesto di Marinetti, è un movimento che inciderà sufficientemente nella vita politica delle persone, è annunciato anche nel manifesto, loro non sono tanto lontano dalla realtà, loro sono dentro la realtà, almeno per ciò che dice il manifesto. Dice per esempio che la pittura futurista cambierà la vita moderna. È vero. Se ci riferiamo al movimento come tale, sì, ha cambiato la nostra vita, la nostra maniera di vedere il mondo. Abbiamo visto che si è ridotto lo spazio, come ci possiamo spostare facilmente nello spazio terrestre. E in un altro manifesto ancora, per paradosso, scriveranno, qui si sono esagerati naturalmente, la ricostruzione futurista dell'universo. È un'esasperazione, no? Però, allora noi ci domandiamo, come fanno queste due correnti, cioè il futurista, che sono così reali, mentre l'intellettualismo del cubismo, stare insieme ed essere uniti? In realtà non c'è contraddizione. Se noi pensiamo, per esempio, a questo quadro, all'Arrotino di Malevich, per tornare all'astrattismo, non sentite che c'è questo che sta muovendo la ruota? Non sentite questa idea di movimento, anche se solo schematizzata? Lui sta pedalando, la ruota gira e affila i coltelli. Qui c'è sia l'idea di movimento, che è dei futuristi, e c'è sia l'idea del cubismo, che è la parte intellettualistica. Allora vedete come queste due correnti vengono fuse e danno origine a una terza. Il contatto culturale avviene attraverso tre canali. Il primo, attraverso le riviste che vengono distribuite in tutta Europa. C'è un fatto da dire, che non è che era così facile, per esempio, spostarsi da Parigi, ci si spostava, sì, però non tanto facile, da Parigi a San Pietroburgo, Mosca o altre parti, no? Però c'era le riviste che arrivavano, quindi gli artisti si comunicavano, si studiavano, leggevano fra di loro. Ecco che allora la comunicazione culturale riusciva in qualche maniera ad arrivare anche a chi era lontano dal fulcro centrale della cultura. In questo caso, in questi anni è stata Parigi. Come adesso è internet, la rete, allora c'erano le prime riviste che nascevano. Ok? E il secondo è la presenza dei futuristi italiani in Russia, dove svolgono le serate futuriste, figura 39. Ok? Ecco, questa è un'illustrazione delle serate futuriste. Era una forma di teatro che loro facevano, però era abbastanza provocatorio. Erano abbastanza, come dire, spiazzanti. A volte queste serate finivano che il pubblico gli lanciava le uova, ma non perché non sapessero recitare, semplicemente
perché non accettavano quello che loro proponevano o quello che erano le satire che loro facevano. Quindi questa presenza di queste nuove idee in un contesto storico diverso, dove la cultura era diversa, diciamo così, provoca anche gli artisti a cercare di unirsi. E il terzo canale è proprio il mercato dell'arte, soprattutto quello russo. Ecco, ad esempio, se voi guardate, questo è un'opera di Matisse, un grande maestro francese, ok? Che noi possiamo trovare all'Ermitage, per esempio. Vedete, riprende un po' il cubismo, riprende il fauvismo, addirittura possiamo arrivare fino a Gauguin con i colori puri, no? È una sintesi assoluta, cioè voglio dire, è una rappresentazione dove ci sono tante donne che stanno ballando, però vedete come la forma in sé non è più riferita al reale, ma è un concetto, è un'idea, è una proiezione dell'immagine. Questa fissione si concretizza intorno al 1889-1911. Cosa succede in questi paesi? Artisti come appunto quello che abbiamo parlato prima, Malevich ed altri, vedevano nelle serate futuriste la libertà di parola. Ecco, alcuni la vedevano come una libertà, altri la negavano e allora gli lanciavano i pomodori, gli lanciavano le uova. Quindi era una provocazione. Questi artisti che vedevano queste rappresentazioni erano interessati, erano stimolati. Erano stimolati all'idea del movimento, il tempo, mentre nell'altra corrente, il cubismo, che affermava la logica razionale di Picasso, Braque, ecco come vengono fuse insieme nell'arrotino di Malevich queste due correnti, in una sintesi che dà vita a un cubo futurismo russo, una schematizzazione della figura in movimento che non si ferma lì, ma va oltre, arriva fino al suprematismo, il quadrato nero sul fondo bianco. Allo stesso tempo in Europa, ecco, guardate questo, un quadrato nero su un fondo bianco. Sintesi sottrattiva, sintesi additiva, la luce e l'oscurità. Sono due simboli assoluti, non sono colori, è la negazione del colore. Una è la negazione del colore, l'altro è l'affermazione non del colore ma della luce, che contiene i colori, cioè il bianco. Mentre in Europa Duchamp, come abbiamo visto, dipinge il nudo che scende le scale, figura 43, un elemento meccanico che scende le scale per dare del movimento. Quindi l'idea dell'arte è sovrapporsi, mescolarsi per un nuovo sistema di espressione. Ecco, quindi il cubo futurismo viene quasi sintetizzato o nell'arrotino di Malevich o nell'opera di Duchamp. Quindi queste due correnti si sommano. È un manifesto praticamente della contemporaneità che abbiamo già visto nella meccanica moderna. Stiamo parlando di un periodo in cui lo sviluppo delle dinamiche culturali filtrano soprattutto attraverso la classe media, come vediamo a Parigi, a Berlino, dove nacque la prima secessione dal 1839 al 1895, come a Monaco di Baviera. Ecco, erano queste le capitali dell'arte, fra la Germania e la Francia. E poi come quella famosissima di Vienna, qui c'è di tutto, un movimento culturale e intellettuale dell'Europa, la cosiddetta Belle Époque. Ok? Vedete, questa è una pittura che noi ci sentiamo più vicini, più... stiamo vedendo un quadro, ma anche quelli, dobbiamo riuscire a fare questo piccolo salto. Da lì a poco però purtroppo, anche se nessuno lo prevedeva, ci sarebbe stato il conflitto mondiale. Tutti questi movimenti, come i futuristi a Mosca
o a San Pietroburgo, andranno a saldarsi con una situazione politica che esplode, guarda caso, nel 1917 con la rivoluzione di ottobre, dove gli artisti come Valevich ed altri partecipano alla rivoluzione. Però ingenuamente l'artista è come un bambino, non vede mai il lato negativo delle cose perché non lo sente, non lo vede. Lui quello che sente è solo l'aspetto positivo della creazione. Quindi appoggiano per certi all'inizio questa rivoluzione. Poi ognuno di loro però, come Kandinsky, avranno dei cambiamenti, delle reazioni diverse. Ed altri negli anni venti fuggiranno dall'Europa occidentale, abbandonandolo appunto questa rivoluzione stalinista, e quindi tutto questo irrigidimento della rivoluzione. In quegli anni del 17 gli artisti credevano veramente che l'arte e la cultura sarebbe stata la punta di diamante della rivoluzione e questa avrebbe trasformato il popolo in un popolo cosciente. Che succede? Questo periodo, la storia si ripete, flussi e riflussi, è la teoria Vico, non so se chi conosce questa teoria, comunque, mi sembra di riviverla. Questo è un momento dove lo zar delle Russie teneva il popolo ridotto alla fame, morivano di fame nei campi, di malattie. E allora c'è una certa rivolta culturale, una rivoluzione contro lo zar Nicola II. Ok? E ci faranno un film, sarà un film interessante anche. Mi sembra di vivere questa cosa nel periodo che io sto in Venezuela, sta succedendo questo. Questo che vedete qui è uguale come in Venezuela, solo che qui il costume è del tempo, dell'epoca, c'è la neve. Lì c'è il sole e in prima fila ci sono i ragazzi, i giovani, la gente che lotta senza niente in mano. E dall'altra parte ci sono i soldati che sparano a quelli che scioperano. Come se non ci fosse diritto di scioperare. La stessa cosa, non cambia niente. Un re, uno che si propone, un presidente che gli dà, vuole fare il dittatore. Questa è la stessa cosa, un re di generazioni, va bene però. E allora nasce una rivoluzione, solo che qui è l'incontrario. Qui è una rivoluzione che vuole affermare il potere al popolo, però solo per detto teoricamente, non realmente. Noi lo sappiamo, non dobbiamo ridirlo. Difatti, Eisenstein, con la figura 58, è stato un grande regista degli anni 20. Immagina anche la cinematografia come un veicolo della modernità, e lo è in un certo qual modo. O addirittura fra gli artisti che citiamo, Malevich per esempio con gli altri organizza un gruppo che si chiama Agiprop. Vedi, lui credeva un po' in questa rivoluzione, che è un gruppo che si impegna a realizzare un treno con dei vagoni, come se fosse una galleria che va in giro per il mondo. Il treno con tutte le opere attaccate sopra, alle stazioni si fermavano, salivano i visitatori e ripartiva il treno, però scendevano alla stazione successiva, se ne salivano degli altri, quindi per portare questa cultura di rivoluzione, di cambiamento non scritta, ma rappresentata attraverso la pittura, si inventano un treno che gira per tutti i paesi dell'est. È un sognatore. In altri solo ci sono solo dipinti e manifesti astratti, suprematisti e quant'altro, che ovviamente rappresentavano dal punto di vista figurativo la parola d'ordine.
qual era la parola d'ordine di questi quadri, cos'era rappresentato il potere alla gente, al popolo. Non vogliamo più monarchia, non vogliamo più il re. Ecco che questa rivoluzione era per dire che il popolo doveva organizzarsi per autogovernarsi e essere giusti tutti fra di loro. Ma è un'utopia. È la famosa utopia del comunismo, che, grazie a Dio, la democrazia, contrapponendosi, ha dato invece come esempio un senso maggiore di libertà, dove ognuno di noi fa delle scelte specifiche. Quindi questa rivoluzione che sognavano i socialisti di tutto il mondo, che si univano, e questo treno che avrebbe dovuto girare per tutte le Russie, dall'Ucraina alla Siberia. Quindi l'arte al servizio di un valore ideologico che era la rivoluzione, ma è stato l'unico caso. L'arte non si manifesta solamente nel concetto estetico, nel concetto emotivo, nel concetto scientifico. C'è l'arte ideologica, arte, tutto ciò che è creativo, tutto ciò che è arte molte volte prende una direzione anziché di un'altra. In questo caso aveva preso una direzione politica, ideologica, però viene tradita perché non è poi vera questa ideologia. Viene a cadere, viene a perdere quelle che sono le proposte vere per la salute spirituale e mentale dell'uomo. Alla domanda che ci facciamo, perché tanti nuovi movimenti in così pochi anni? L'arte è sempre, l'ho detto, lo specchio dei tempi. Abbiamo già considerato la rivoluzione sociale in tutti i suoi aspetti, il pensiero sociale, quando parlavamo di tutto quello che è l'accadimento delle nuove invenzioni. In effetti c'è un'esplosione incredibile di creatività. Va anche detto però che se noi guardiamo il percorso del Novecento, la questione continua, non si ferma. Prendiamo per esempio 1920, cioè andiamo avanti. Basterebbe elencare l'astrazione kandinskiana, figura 60. Il movimento de Stijl di Mondrian, la nuova oggettività in Germania, vedete? Il surrealismo con Tanguy. Noi, la maggior parte di noi quando pensa al surrealismo pensa a Dalí. Dalí è l'ultimo dei surrealisti, è il meno surrealista di tutti. Lui gioca con la psicanalisi, che casualmente non per niente entra in gioco propriamente in questo periodo, no? Con la paranoica critica, che è più che altro un atteggiamento. Perché nasce il surrealismo? Adesso lo vedremo. Che fa? Da dove viene il surrealismo? Viene dal dadaismo. Vi ricordate che ne abbiamo parlato l'altra volta con Duchamp anche? Senza parlare degli anni successivi, la cosa che colpisce gli storici e colpisce anche noi pubblico in generale è che tra il 1905 e il 1916 si scatena l'inferno, succede di tutto. Le ragioni sono tante, ma possiamo dire una sola cosa per tutto, che la vera ragione è che in questo momento maturano una serie di situazioni che portano a questo tipo di espressione. La cultura europea, e non parliamo del resto del Novecento, è un mulino di idee del positivismo che via via passano al simbolismo, diciamo fino alla cultura della modernità. Noi ci stupiamo magari del fatto che in 5 anni la nostra vita cambia attraverso la tecnologia, chissà fra 10 dove saremo, ma immaginate cos'è stato per le persone dell'Ottocento che usavano ancora il cavallo, l'asino, quello di cui parlavamo prima, usavano le candele
La medicina non c'era, era limitata. Che cos'era il mondo per questa gente? Poi dopo 50 anni tutto cambia assolutamente. E quindi dopo 50 anni troviamo per esempio la Torre Eiffel. E chi se la immaginava una cosa? Non c'era neanche la luce. Quindi le luci elettriche, la metropolitana, le prime automobili, la fotografia, la medicina, fa passi da gigante, le scoperte fisico-scientifiche. Quindi in 50 anni l'intero mondo è cambiato. Più in fretta di come noi siamo cambiati noi stessi. Se ci pensiamo, allora è chiaro che tutto questo cambiamento riguarda anche l'espressione artistica. Capite? Siamo passati da un tipo di figurazione immediatamente a un altro tipo, ma non saltando i passaggi, ma appoggiandoci a tutte quelle che erano gli accadimenti scientifici che spiegano le innovazioni della rappresentazione del linguaggio pittorico. Non abbiamo fatto in tempo a capire quello che noi stessi usiamo e godiamo? Figurati se riusciamo a capire una pittura che passa dalla rappresentazione della realtà a una pittura che vuole andare oltre e spiegare tutto un processo intellettivo del nostro essere e della nostra interpretazione. Quindi tutto questo cambiamento riguarda come l'espressione artistica si è esplosa inevitabilmente nel momento in cui tutto andava a maturare e perciò che in quei pochi anni si è scatenato tutto, allungando la conseguenza nel resto del secolo. Un'altra caratteristica del Novecento è stata proprio quella di demolire l'oggetto artistico. E questo è anche appunto una forma di rompere con quello che è stato il passato. Sono temi che si propongono movimenti come il dadaista, abbiamo detto, pensiamo a Duchamp, di cui abbiamo già parlato, e si ripropone come la trasformazione del linguaggio artistico. Sono provocazioni. Prendiamo la ruota. Nel caso di questa ruota abbiamo detto già l'altra volta che cosa vediamo noi? Non è più una ruota di bicicletta, ma è un'altra cosa. Se io la tocco e la faccio girare forte, i raggi spariscono e ho una forma perfetta in movimento. Quindi la perfezione è la forma. Prendiamo quest'ultimo termine in considerazione, cioè la parola forma. Sappiamo che contemporaneamente, da lì a poco, si sta lavorando sulla distruzione della forma. Se noi prendiamo un dipinto appunto di Pollock, cosa vediamo? Vediamo una tela completamente ricoperta di filamenti di colori, dove non riusciamo a trovare una forma di per sé. Assistiamo dunque a un'azione del dipingere che si svolge in un certo tempo e in un certo spazio. La vera opera d'arte, dunque, non è la tela che vediamo, ma è la performance che l'artista realizza e che per definizione è irripetibile, cioè non la vedremo mai più. E cosa rappresenta quella tela con tanto colore? Niente. Nient'altro che la performance dell'artista. Un altro artista molto simile, Burri. Bisogna avere ogni volta una certa attenzione a collocare le opere dell'artista dentro di un contesto in cui le cose nascono e soprattutto il contesto di crescita di queste persone. L'artista è una persona che ha avuto anche lui un'infanzia, cioè ha costruito una memoria di cose che ha visto e che inevitabilmente gli appartengono. Allora è pensabile che Burri, il quale è cresciuto in una regione d'Italia centrale, la parte
nord, in Umbria, ha visto la seconda guerra mondiale, è stato prigioniero e ha studiato medicina, non doveva fare l'artista ma doveva fare il medico. Invece, proprio sulla sua memoria giovanile ha cominciato a costruire la sua espressione artistica, che in effetti diventa classica, però nella fase più matura, perché inizialmente la scelta di Burri sono volutamente anticlassiche. Basta pensare all'esperienza sul recupero dei sacchi verso la fine della guerra. I sacchi sono delle tele di juta. Questi sacchi di juta venivano usati, battuti per terra, sporcati, graffiati, rattoppati. Burri li prende, li squadra e li stende sul telaio o li incolla su una tela per ben preparate e su questa juta fa dei piccoli interventi, tagli, colori, eccetera. E se noi guardiamo questi oggetti, in effetti sono materia e basta. Se ci domandiamo che cos'è l'informe, pensiamo a un oggetto che non ha un aspetto specifico, però se noi li guardiamo in sequenza, questi oggetti, soprattutto se andiamo a vedere le opere di Burri e in particolare quelle astratte, le composizioni fatte con il vinavil, il gesso, la colla, che viene propriamente rovesciata dall'artista con un contenitore dentro una forma, poi mentre si asciuga il vinavil plastica, l'acqua evapora e si formano fratture, crepe, combinando la superficie che all'inizio era tutta omogenea. Cioè si affida a, non voglio dire a una combinazione chimica, fisica e anche climatica, perché se io faccio questo in un luogo dove fa freddo, i disegni sono diversi. Se lo faccio in un luogo dove fa caldo, magari sono più violenti perché si secca più rapido. Però l'artista non lo fa lui, fa sì che la natura intervenga insieme a lui a realizzare un'ipotesi di un effetto che noi potremmo trovare anche negativo. È ovvio che le circostanze le crea l'artista, nel senso fisico però, e alla fine noi abbiamo questa superficie tutta crepitata che ha una sua bellezza, in questo senso è classica, esattamente come i sacchi, cioè esiste una logica spontanea e poi ovviamente di equilibrio fra il sacco, il colore, la parte liscia, la parte ruvida, eccetera. Il modo in cui queste crepe si formano seguono leggi fisiche, abbiamo detto. E quindi ecco che allora ritorna in campo l'idea dell'artista come un ricercatore che ha lo stesso carattere dello scienziato nel suo laboratorio. Ed è un ricercatore in qualche modo razionale, matematico, che esprime una sua classicità. Le installazioni, un altro concetto che viene. Noi siamo abituati a vedere un'opera d'arte e la osserviamo, però la guardiamo sempre da fuori per cercare di capire cosa c'è dentro. Io mi sono proposto di fare delle cose che sintetizzano un po' l'idea di abitare un'opera d'arte. Gli artisti hanno pensato anche loro a suo tempo, ma perché io non posso far sì che tutte le persone che vengono in questo luogo, in questa galleria d'arte o in questo museo, facciano parte essi stessi della composizione dell'opera. Quindi io creo un percorso con qualsiasi uno spazio dove obbligo il visitatore a camminare diritto, però poi incontro qualche cosa che non riesce più, allora deve abbassarsi
camminare, poi rialzarsi, poi prendere la curva. Quindi far partecipare lo spettatore all'opera, o addirittura fargliela vivere in maniera serena, equilibrata, libera. Si chiamano installazioni, sono estremismi. Io posso prendere questo salone e creare una città, farci il sole, metterci una piscina, farla sembrare un mare, e quindi trasformare questo e far sì che la persona possa anche sedersi e stare lì dentro quella che io definisco un'opera d'arte, cioè uno spazio fatto ad arte perché tu possa viverlo come se fossi in un altro posto. Anziché di essere al mare, sei in montagna, se sei in montagna ti faccio sentire al mare. Cioè, questi sono estremismi che vengono proposti e che si realizzano come tali. Parlavamo del surrealismo anche. Surrealismo è un altro movimento che, abbiamo detto, viene dal dadaismo, ma nasce anche questo, come tutte le altre correnti moderne, dalla vita di tutti i giorni, dai nostri problemi. Oggi nascono delle cose, o forse non nascono, non lo sappiamo. Ieri nascevano perché il surrealismo viene da un concetto di annullamento della razionalità, la ragione. Tutto ciò che è razionale non mi interessa, tutto ciò che è ragione non mi interessa, tutto ciò che è logico non mi interessa. È quasi un rifiuto della matematica di Piero della Francesca, ve lo ricordate, il 1400, quando l'uomo cercava nell'opera di capire il mondo. Adesso l'uomo rifiuta il mondo perché cosa ha fatto? L'uomo ha distrutto una gran parte di se stesso con la Seconda Guerra Mondiale. Allora, se l'uomo ha questa sua grande facoltà della ragione, io non voglio ragionare più, perché se la ragione mi porta a questo, è negativo, non è positivo. Solo per il capriccio di pochi io devo far morire 50 milioni di persone? Questo non è razionale. E allora nasce sul concetto, su questo tipo di conclusione, di analisi, nasce un principio della surrealtà, tutto ciò che è al di là della realtà, che poi viene dalla grande metafisica. Cioè, tutto ciò che è lo studio del corpo, della mente, della psiche, ma al di là di tutto questo, che cosa c'è? Al di là delle cose fisiche. Ecco, la metafisica ci propone anche questo tipo di, ci fa questo tipo di domanda. Che cosa c'è al di là di questo muro? Sono tutti i movimenti che sono nati e ci hanno accompagnato nel XX secolo, dal XIX al XX secolo, ok? E che adesso però non si sta producendo niente di particolare. Aveva la ragione la signora quando l'altro giorno mi dice che era un po' arrabbiata, infastidita con la storia del concettualismo. Ma ragazzi, il concettualismo nasce nel Novecento, siamo nel XXI secolo, basta. È solo una speculazione del mercato, è anche una speculazione del mercato. C'è un mercato mondiale che specula su molto di questo, cioè si propongono artisti che noi non riusciamo a capire come tali, però ci fidiamo di loro, dalla critica, quella che chiamiamo critica selettiva, però realmente è una critica che bada più alla parte economica. E allora sono dei grandi business economici ai danni del collezionista. Noi dobbiamo solo farci una domanda. Il nostro secolo non ha prodotto ancora niente di nuovo per orientare tutte quelle anime che noi chiamiamo artisti, che hanno il potenziale di trovare qualche cosa, ma hanno bisogno di un là,
musicale, una nota musicale per iniziare a cantare o a dipingere nuove opere o a creare nuove opere d'arte. Questo è un po' proprio un volo panoramico su quello che è stato un po', ci sono state tantissime, voglio dire, movimenti, ma molti dei quali non li possiamo citare tutti, sono tanti artisti più astratti come Fontana, che non ho parlato per quanto riguarda l'informale, ma ho cercato di darvi un'idea un po' veloce di come l'arte invece può essere molto vicina all'uomo quando l'uomo si occupa dell'uomo. Ma se l'uomo non si occupa dell'uomo, muore. Anche se vegeta, vive, ma vive secondo il principio di un sistema, e allora perde la propria sensibilità, il proprio io, che dà quel senso creativo e esalta la vita come principio dell'esistenza. Questo è un problema serio, perché poi riflette anche la mancanza di questi valori che abbiamo, che dovrebbero accompagnarci e che noi abbiamo un po' perso. È bella la tua domanda, perché è inquietante, ci fa pensare, tutti abbiamo una grande voglia di un grande maestro che ci illumini la strada, perché noi possiamo andare dietro e vedere altri settori, dice, beh, vado, però guarda, questo lui non l'ha visto, io lo posso prendere. E perché? Perché il nostro tempo non ci aiuta, è un tempo molto lontano dall'uomo.